DG Photo Art. It's media. It's art. Qui a Via Duomo la quarta edizione del premio San Gennaro Dei. Tanti artisti, tanti ospiti e tanti i premiati. Per la quarta edizione del San Gennaro Dei tra premiati una bravissima attrice, una bravissima artista, ovvero Lara Sansone. Ciao Lara. Ciao, sono veramente felice di essere qua. Lara, che significa per te essere premiata qui al premio San Gennaro Dei, un evento che valorizza quello che è il miracolo artistico, intellettuale e culturale, che valorizza soprattutto la napoletanità? Ma io sono onorata di essere in questo contesto fantastico, anche perché io, come da brava napoletana, sono devota a San Gennaro, per cui è una duplice emozione. Gianni Simeoli è un grande amico, un grande artista, ha messo insieme una rosa di artisti fantastici. Io sono felice, onorata, questo è un premio che valorizza Napoli. Parlavamo appunto di napoletanità, un evento anche per valorizzare quella che è la lingua napoletana, non solo come dialetto, ma soprattutto come lingua che addirittura tra un po' verrà inserita nel curriculum scolastico. Che ne pensi al riguardo? Ma io penso che sia giustissima, la napoletanità va esaltata in tutte le sue forme. È impossibile che i ragazzi oggi non sappiano parlare napoletano, tant'è che noi con il nostro percorso artistico a San Nazaro proviamo a portare in scena testi dei grandi autori come Raffaele Viviani, che rimane ad oggi un dizionario della lingua napoletana, laddove termini inconsueti restano sconosciuti per i molti, moltissimi, troppi purtroppo. Bisogna portare l'insegnamento della scuola, in scuola della lingua napoletana. I ragazzini, i bambini devono saper parlare napoletano. Ma parliamo ora di Lara come artista. Tante le cose che hai fatto, tante ne farai. Puoi dirci qualcosa riguardo i tuoi progetti futuri? Assolutamente, al Teatro San Nazaro inaugurerò la stagione con Festa di Montevergine, che è stato uno spettacolo che ci ha dato grandissime soddisfazioni, di Raffaele Viviani, oltre 40 artisti in scena, un allestimento particolarissimo, e poi a Natale il Café Chantant, che è diventato un appuntamento, un cult delle stagioni nostre e anche per i quanti non napoletani vogliano ritrovare un pezzo di Napoli in città. Grazie a Lara Sansone. Per la quarta edizione del San Gennaro Dei tra i premiati un grande artista, un grande comico, tante tante altre cose, un artista poliedrico, Francesco Cicchella. Ciao Francesco. Ora vorrei capire queste tante tante altre cose quali sono. Ho detto che sei un artista poliedrico, spero, quindi spero cose belle. Assolutamente bellissime. Perché sei qui? Ma sono qui perché riceverò questo premio e sono ovviamente contento, orgoglioso di riceverlo. È un premio molto importante che la città di Napoli consegna ai suoi figli che si sono distinti in vari ambiti, quindi insomma essere stato scelto tra coloro che si sono fatti valere in ambito artistico è motivo di grande orgoglio per me. Il premio San Gennaro Dei valorizza quello che è, diciamo, il miracolo artistico, intellettuale e culturale della napoletanità e soprattutto valorizza la lingua napoletana, non solo dialetto ma soprattutto lingua che verrà inserita in quello che è il curriculum scolastico. Non lo sai? No. Certo, ovviamente, anche perché Paolo Isotta stasera effettuerà una lection magistris su tutto ciò. Ah, questa è una... La vuoi fare anche tu la lection magistris? Ma lasciamola fare a Paolo Isotta, che sicuramente sarà molto più indicato di me per questa cosa. No, non sapevo questa cosa. Vedi quante cose ti posso far conoscere. No, sono felicissimo perché insomma la lingua napoletana è patrimonio culturale mondiale, quindi ben venga che insomma venga insegnata anche nelle scuole, anche perché noi a Napoli abbiamo anche una varietà di dialetti, insomma in provincia, così, non so, a volte sento per esempio cose del tipo quindi. E secondo te quello verrà insegnato? No, spero, quindi è bene che insomma venga insegnata la lingua napoletana, quella, ora per non fare nessuna distinzione razziale diciamo, certo. Però è bene che venga insegnata la lingua napoletana, quella vera, quella antica. Quella protagonista anche dei testi, di tutto il patrimonio musicale napoletano, insomma quella vera, mi fa molto piacere apprenderlo da te. Francesco, progetti futuri? Progetti futuri, tornerò sicuramente a Tale e Quale a novembre per la fase finale del torneo, quindi ci saranno queste quattro puntate dove i sei concorrenti che avranno accesso a queste quattro puntate dell'edizione in corso sfideranno i sei migliori della scorsa edizione. E poi ci sarà una puntata speciale di Tale e Quale che andrà in onda nel periodo di Natale, si chiamerà appunto Natale e Quale
E poi insomma un po' di appuntamenti televisivi che poi posso ricordarvi meglio attraverso i miei social, perché adesso insomma non conosco le date precise. Alla quarta edizione del premio San Gennaro Day tra i premiati sono anche i derivati. E si chiamano, si fanno anche l'applauso da sole, bellissima questa cosa, brava, meravigliosa. Anni che aspettavo questa cosa. Brava, brava. Ok. Allora, vogliamo conoscere innanzitutto i vostri nomi, no? Paolo. Antonio. Marco. Chi parla? Edda lo sanno chi mi ascolta, anche perché di solito... Edda, mi chiamo Edda, quindi Edda Cioffi, per tutti coloro che ancora non sanno appunto che mi chiamo Edda Cioffi, potete appunto aggiungermi su Facebook, vabbè, Edda Cioffi. Ma torniamo un po' seri, anche perché premio San Gennaro Day è un premio che valorizza quello che è il miracolo della napoletanità, anche artistica, oltre che imprenditoriale, culturale e sociale. Chi parla di voi? Ma vuoi parlare? Vai. Allora, che ne pensi, soprattutto quanto è bello ricevere un premio così importante? Allora, noi siamo onoratissimi di ricevere questo premio perché vabbè, il contesto è spettacolare, comunque siamo nel centro di Napoli, voglio dire, c'è comunque un cast d'eccezione tra i premiati e tra i premiatori, e poi noi siamo supported by San Gennaro, quindi meritiamo proprio alla grandissima questo premio, giusto? Giusto. Sì, 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 non abbiamo capito bene perché ci premiano. Forse. Vabbè, fate finti umili e non si fa, cioè. No. Siamo a Napoli e noi vogliamo esagerare a Napoli, non c'è umiltà qui. Oh, mai, mai. No, secondo me, allora, noi abbiamo dedotto questa cosa. Secondo me, cioè, siccome noi abbiamo uno sponsor come band che è proprio San Gennaro, infatti, sì. Non so se. Vedi. Fai vedere. Tieni, questo è San Gennaro. Ah. Tieni. Primo piano? Cioffi. Edda, posso. Ma no, assolutamente. Vabbè, magari sì. Non lì. Non è la stessa. Allora, secondo me. Vedono noi e tutti iniziamo. Allora, torniamo anche seri. Vai. Vuoi? Secondo me ci vogliono premiare come miglior devoti di San Gennaro. Sì. Può essere? Sì, penso sì che sia comunque una scusa. Io riesco ad essere poco concentrato perché c'è un profumo fortissimo, quindi mi sta inebriando di... Sì, quindi... Che poi la vera fortuna non è quella di essere premiati, ma quella di essere intervistati da lei. Troppo buoni, però andiamo dal lato artistico. Torniamo seri, progetti futuri. Ed anche attuali, perché vogliamo conoscerli. Allora, proprio nel prossimo futuro verremo premiati con il premio San Gennaro. Stasera proprio. E poi incominceremo un tour da dicembre, che partirà proprio da Napoli, da ottobre, scusami, che partirà proprio da Napoli, e potete vederlo se siete interessati sulle nostre, i nostri social, e non lo possiamo ancora dire, no, però fine ottobre, sui nostri social, e hai la gomma? Sì, si vede, non lo dire in TV, No. Perché avevo i capelli davanti. Ah, ok. Lo taglierà. Sì, poi vabbè, entreremo in studio. Non so, poi tu stasera che fai? Piuttosto. Lavori? Lavoro come sto facendo adesso, perché non sembra, ma anche questo è un lavoro. Certo. Allora, io mi dissocio totalmente da loro. Se qualcuno volesse sapere di più informazioni riguardo attraverso vostri social, pagine Facebook, sì. Un sito internet. Sì. Qual è? Ah, ok, derivati.it. www.derivati.derivati è scritto con l'articolo inglese The Rivati. Perché chiarissimo? I ricchini, frizzi e lazzi. Grazie mille. Tra gli artisti premiati qui al Premio San Gennaro Day anche Roxy in the Box. Buonasera. Salve a tutti, ciao. Roxy, che significa per te da un punto di vista emotivo essere premiata in un premio così importante che valorizza quello che è il miracolo della Napoli artistica, culturale e sociale, in questo caso con te assolutamente artistica? Una grande emozione, perché è un premio popolare, è la città che ti premia, e quindi soprattutto noi artisti di arte visiva che insomma veniamo sempre un po' messi da parte nel senso che noi siamo nei musei, nelle gallerie, quindi difficilmente il popolo riesce ad individuarci. E invece essere stata individuata, e quindi con questo premio stasera io sto alle stelle, una forte, forte emozione. Roxy, un evento anche per valorizzare quello che è la lingua napoletana non solo dialetto ma soprattutto lingua nazionale. Ma sai, la lingua napoletana... Oltre che non è solo linguistica, cioè Napoli è comunicazione. Napoli è comunicazione, quindi la nostra lingua, cioè la nostra comunicazione
appartiene alla nostra bocca, al nostro fisico, al nostro rapportarci, ed è per questo anche che noi siamo famosi nel mondo, insomma. Per tanti giovani tu sei un modello. Se dovessi dare un consiglio a tutti questi giovani? Il consiglio che io do ai giovani napoletani è di non abbandonare Napoli, perché Napoli è una miniera, perché tutto ciò che si fa a Napoli va nel mondo. Basta solo crederci in quello che si fa, essere onesti con quello che si fa e lavorare tanto, perché il lavoro premia. Assolutamente, grazie mille. Tra i tanti artisti premiati qui alla quarta edizione del premio San Gennaro Dei, anche Francesco Di Leva. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Francesco, da un punto di vista emotivo, quanto è importante, quanto è emozionante ricevere un premio del genere? Vabbè, sono sempre ben accetti i premi, perché sono delle pacche sulle spalle, no? Che ti dicono di andare avanti e proseguire su quello che stai facendo, e nel mio caso soprattutto per una causa giusta, è quello del sociale, con un teatro a San Giovanni a Teduccio che si chiama Nest, quindi ancora di più, insomma, è emozionante, e spero che, insomma, si prosegui anche con altre attività, con altri teatri, con altre persone, e questo premio abbia lo sguardo su realtà che vivono in periferia. Ma parliamo ora di Francesco come artista. Quali sono i tuoi progetti futuri, quelli attuali che magari vuoi raccontare? Adesso domani vado ad Amsterdam, perché vado ad una premiere di una serie TV che ho fatto quest'anno lì. Non uscirà in Italia, purtroppo, a meno che le antenne non compreranno la serie. È un prodotto completamente olandese, ci sono anche altri attori napoletani. E poi sarò impegnato a teatro con Mario Martone nel Sindaco del Rione Sanità. Questo a febbraio debutteremo proprio in periferia con una produzione di Carolina Rosi con la LDF di Luca De Filippo. Ovviamente tutti ti conoscono, ma se qualcuno volesse sapere di più al riguardo, magari progetti, come hai detto tu, ma magari qualcosa in più, come può fare? Magari c'è qualche pagina Facebook sicuramente. C'è una pagina Facebook che è mia personale, ma anche quella del Nest, che è Nest Napoli Est Teatro.